Iniziative del Comune a sostegno delle fasce dei più deboli della popolazione. Consigliera Angela Mugnelli. Signor Sindaco, quali sono gli interventi del Comune per le fasce sociali più deboli? Come funzionano? Risponde Alessandro Emo, assessore del servizio sociale. Il nostro comune, nonostante le risorse a disposizione siano sempre più scarse, rimangono attive tutte quelle iniziative che mirano a fornire alle fasce sociali più disagiate un supporto significativo. Ricordo qui soltanto, a titolo di esempio, due strumenti fondamentali di sostegno e di aiuto alle fasce di popolazione in difficoltà. Lo strumento del contributo affitti, ovvero un'integrazione economica che il comune di Sesto Fiorentino prevede per consentire alle famiglie in difficoltà di pagare il canone d'affitto. Questo contributo, la cui misura varia in relazione alle condizioni di maggiore o minore difficoltà delle famiglie accettate dall'amministrazione, viene assegnato mediante un bando pubblico. Si tratta di uno strumento molto importante, perché mira a impedire che le famiglie, non essendo in grado di pagare l'affitto, siano sfrattate per morosità e si trovino nella condizione terribile di non avere un alloggio in cui vivere. Ricordo anche lo strumento dei contributi all'integrazione del reddito familiare che, allo stesso modo, vengono dati ai cittadini in difficoltà, indipendentemente dal fatto che siano meno italiani o che siano residenti del nostro territorio. Tali contributi variano per entità, a seconda non soltanto delle disponibilità da parte dell'amministrazione, ma anche delle condizioni delle famiglie, e costituiscono per molti cittadini uno strumento importante di integrazione delle proprie risorse, per poter provvedere a necessità più immediate ed evitare il rischio di cadere in condizione di vera e propria povertà. Mi preme ricordare che tanto mantenere le iniziative di sostegno abituali quanto progettare di nuove sta diventando sempre più difficile. Infatti, negli ultimi 3 anni, per scelta del governo nazionale, il fondo sociale è stato prima drasticamente ridotto, poi infine azzerato. Continuare a fare la nostra parte per i nostri cittadini in maggiore difficoltà, che è il nostro primo impegno, è così sempre più difficile. Basta pensare che se nel 2009, soltanto per fare un esempio, nonostante queste condizioni di difficoltà eravamo ancora in grado di erogare circa 650.000 euro di contributi all'integrazione del reddito di famiglie in condizioni di difficoltà, mentre nel 2011 non saremmo in grado di erogare più di 350.000 euro, nonostante il Comune continui ad approvare un bilancio sano e virtuoso ogni anno. È soddisfatta la consigliera Angela Mugnelli? Sì. L'interrogazione sull'apertura della nuova sede della biblioteca a Doccia e sulla presenza dei servizi per i più giovani. Consigliere Alessandro Genassi. Signor Sindaco, si è finalmente realizzato il trasferimento della biblioteca comunale nei locali del complesso di Doccia. Quali sono e quali saranno in futuro i servizi rivolti ai più giovani? Risponde Niccolò Gori, assessore alla cultura. La biblioteca di Doccia è stata inaugurata il 4 dicembre 2010 e siamo convinti che rappresenti un'esperienza di eccellenza a cui guarda tutto il territorio fiorentino. A Doccia però non abbiamo soltanto una nuova, bellissima, moderna biblioteca, ma anche un luogo in cui, oltre ai servizi bibliotecari, trovano spazio molti eventi e iniziative, anche rivolte ai più giovani. A Doccia esiste, ed è frequentatissima, un'area totalmente dedicata ai bambini, dagli 0 ai 12 anni, la sala ragazzi, e un'intera sezione dedicata ai giovani adulti, cioè agli adolescenti, lo spazio giovani o lo spazio giovani. Inoltre è stata potenziata tutta la dotazione tecnologica e multimediale. Anche le scelte relative all'acquisto di materiali di braio vanno nella direzione di privilegiare questa fascia di pubblico, rafforzando un orientamento da anni seguito dall'amministrazione comunale, fin dai tempi in cui, molto tempo fa, quando era molto meno di moda, fu aperta in via Fratti la sala ragazzi. In particolare, una delle sezioni che stiamo potenziando è quella dei fumetti e del multimediale, film per ragazzi, animazione eccetera, e dei libri per giovani lettori, così come quella dedicata in particolare ai manga giapponesi. Prima della fine delle lezioni giungerà nella scuola media e superiore di Sesto Fiorentino una bibliografia
interamente dedicata alle letture per i lettori più giovani, contenuti tenenti, consigli della biblioteca per passare un'estate all'insegna della buona lettura. Stiamo inoltre verificando la possibilità di attivare servizi internet rivolti specificatamente ai ragazzi che del web sono tra i maggiori utilizzatori, in modo che sia possibile rendere il rapporto tra i giovani lettori e la struttura della biblioteca più diretto e interattivo, grazie alle risorse offerte dalla vita. Pensiamo ad esempio alla possibilità di consentire ai ragazzi di richiedere online consigli sulla lettura e sui nuovi libri presenti in biblioteca, di essere informati sulle iniziative che si tengono in biblioteca o che essa organizza, di partecipare al forum o blog su libri, film, musica, eccetera. Dato che ormai i linguaggi della nostra società sono molti e i materiali presenti in biblioteca non sono più dal tempo riconducibili ai suoi libri. Il nostro impegno da qui ai prossimi mesi è di realizzare questa innovazione. Voglio ricordare anche che nella mediateca di Doccia, che oggi rappresenta uno dei servizi più richiesti e affollati, c'è un numero maggiore di postazioni multimediali rispetto alla vecchia sede. Le postazioni disponibili infatti per la navigazione sono 23 contro le 8 presenti nella sede di Via Fratti. A Doccia inoltre anche la qualità e la velocità della connessione internet è maggiore e quindi sarà più semplice navigare in rete, guardare film e video e fare ricerche online per gli studenti che lo desiderano. Allo scorso anno inoltre, in collaborazione con Open Lab, abbiamo sottoscritto un protocollo per la realizzazione di un programma annuale che abbiamo chiamato Scientificamente e che prevede la realizzazione nel corso dell'anno di iniziative per la divulgazione scientifica rivolte proprio ad un pubblico giovane. Sì, interrogazione sulla realizzazione di nuove strutture sportive. Consigliere Niccolò Bianchi. Egregio signor Sindaco, vorremmo sapere se l'amministrazione sta progettando la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Risponde signore Simone Partiglianone, assessore allo sport. Come forse avete avuto occasione di vedere, è in fase di ultimazione il campo di calcio di Volpaglia, un nuovo impianto sportivo nell'area di Padova. Il campo di calcio, i cui lavori sono iniziati nel 2008 e per un breve periodo si sono interrotti a causa di problemi con la ditta appaltatrice, sono ripresi proprio in questi giorni. Il completamento del campo è previsto per settembre 2011. La struttura moderna ed attrezzata sarà realizzata con un manto in erba sintetica, soluzione che richiede minori spese di manutenzione rispetto al campo in erba naturale e consente un miglior sistema di drenaggio dell'acqua. Il comune si accollerà l'intero costo di lavoro per un importo pari a 1.600.000 euro. La gestione della struttura verrà assegnata in una società sportiva attraverso un bando di gara, attualmente in via di definizione. Il nuovo campo di Volpaglia rappresenterà dunque un'ulteriore occasione per trasporto in città e rappresenterà anche, di conseguenza, un'ulteriore occasione di socializzazione, soprattutto per i più giovani. Tutto questo in una città come la nostra dà sempre molta attenzione alla parte sportiva per tutti, soprattutto rivolta alle fasce più giovani della scuola. È soddisfatto, consigliere Bianchi? Sì, sì. Le interrogazioni sono finite e vorrei chiedere al sindaco se vuole. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. La prima cosa che voglio dire è ciò che hanno letto i vostri compagni che fanno gli assessori, dovete dare loro la responsabilità. C'è qualcosa che non vi torna, che non vi è piaciuto, la colpa è tutta mia, non mi entra nulla. La seconda è che questa piccola esperienza vi deve far capire che fra qualche anno qualcuno di voi potrebbe stare davvero su questi campi. Nella democrazia a qualcuno tocca, qualcuno farà il sindaco, qualcuno farà l'assessore, qualcuno farà il consigliere in maggioranza, qualcuno in minoranza, qualcuno farà il presidente del consiglio,
Insomma, dove c'è la libertà, ci sono le libere elezioni, i risultati si ottengono se i cittadini si impegnano, non si sorteggiano, si deve candidare e i cittadini ci devono dare ovviamente fiducia. Io vorrei ringraziarvi tutti, ovviamente voglio ringraziare i vostri insegnanti per la collaborazione, un applauso per il Presidente del Consiglio. Sono intervenuti sia nella lettura delle interrogazioni, che non è una cosa molto difficile, ma so che l'avete discusso in classe e con i professori, quindi al di là di quello che viene detto qui c'è un lavoro di preparazione, soprattutto per la discussione spontanea che c'è stata sugli ordini del giorno, che erano belli e impegnativi. Come si dice in questo caso, fra qualche giorno ci avete l'esame di licenza. È una cosa normale, una delle sfide che nella vita capitano. Quelle dello studio sono sfide belle perché ci fanno andare avanti. So che sicuramente studierete fino all'ultimo minuto per fare bella figura. Io vi faccio gli auguri ovviamente in bocca al lupo per l'esame e vi auguro a tutti buone vacanze. Una foto tutti insieme.